Nel santuario Madonna del Silenzio ad Avezzano c'è stata la testimonianza di vita di Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, l'uomo che arrestò Totò Riina. Servire è amare voi, questa comunità, l'amore che voi, che le mamme hanno dato ai figli, l'amore che i figli daranno ai figli che avranno, e difendere questo amore, donarsi per difendere questo amore è fare il carabiniere, fare il sacerdote, fare il frate, è combattere. Quindi è questo che impedisce a un soldato di avere paura, perché ci rendiamo conto che non c'è un valore da difendere più alto del vostro amore, della vostra fratellanza. Sergio De Caprio, toscano di Montevarchi, ha sepolto il suo viso dietro un passamontagna. Della lotta alla mafia ha fatto una ragione di vita. Il carabiniere è diventato mito, quello che il 15 gennaio del 1993 ha messo le manette a Riina. Ancora io mi vesto, dovrei spogliarmi di tutto, non riesco, dovrei dormire per strada, non riesco, quindi sono in difetto, questa mia imperfezione è evidente e quindi di questo mi sento colpevole. Però credo che l'aspetto fondamentale, la forza me l'ha sempre data quello che ho detto prima. Riuscire a vedere negli occhi di una persona abbandonata, dei mendicanti, delle persone che dormono per strada, nella loro sofferenza, nel loro modo di essere persone marginate, vedere Gesù. Uomo che è esempio di coraggio, forza e amore per la legalità e per il proprio paese, ispirazione per le nuove generazioni. Negli insegnamenti di Gesù Cristo vede l'ideale a cui tendere. Ecco, noi siamo nati da questo. Questo modo di essere uomini e donne che si aiutano, è questo che spinge una persona a capire cos'è l'umanità. Poi quando a un certo punto riesci a vedere negli occhi di una persona quello che c'è dietro, no? quando poi riesci alla fine a vedere anche magari negli altri Gesù, ecco, allora i fuoriclassi ce ne sono tanti, ma è Gesù il fuoriclasse. Praticate il dono con forza. Bisogna ammirarle queste persone perché sono i fuoriclasse. Allora il Capitano Ultimo è un fuoriclasse che ha avuto, ecco, lo Stato italiano e anche un uomo anche di profonda fede. E quindi bisogna soltanto ammirare e ascoltare anche i suoi consigli che ci ha donato. Lui è una casa famiglia e ci ha invitato a tutti quanti a noi essere dono per gli altri, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Eccolo. Grazie. Grazie. Ci sentiamo. Grazie. Ciao. Ciao.